L'ultimo sentire. Cerchio K attraverso Marco a cura di VB, guida spirituale. Questa è l'ultima fase dell'illusione, l'ultimo sentire. Al di là di tutto ciò vi è solo la realtà divina, il mondo del sentire. Successivamente, infatti, l'entità non ha più scopo di manifestarsi nei mondi della percezione. E allora comincia ad evolversi nel mondo del sentire, nel mondo della verità, nel mondo dei maestri, e scopre che tutto questo era sua natura da sempre. Ma tutto ciò, figli e fratelli, avviene gradatamente e non bisogna accelerare i tempi. Però non bisogna neppure ritardare. Si deve, insomma, saper ascoltare la voce dell'intimo essere, che parla ad ognuno dentro di sé. E bisogna lentamente impadronirsi, cercandosele dentro, di queste consapevolezze. Perché essere liberi non significa poter fare ciò che si vuole, ma significa poter fluire negli e per gli altri, sempre. Questo è il senso dell'esistenza. E in altre parole, il senso che per noi ha, e solo questo potrebbe essere il suo senso. La divinità. Questo è l'unico significato che si può dare alla parola libertà, madre di coloro che si sentono oppressi. E questo è anche il senso che ha l'insegnamento del morire a se stessi.